Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che accadrà durante questa settimana, l'energia maschile e femminile collettiva. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne, però trattandosi di energie ci possono essere delle eccezioni. Quindi ci potrebbero essere uomini che si ritrovano di più con il lato della DF, oppure donne che si ritrovano di più con il lato del DM. Entrambe queste energie sono comunque presenti dentro ciascuna persona, solo che una prevale sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente. Alcuni aspetti dell'energia non prevalente potrebbero comunque risuonare con voi. Queste letture possono essere viste in due modi, sia in rapporto a voi e agli altri, sulla base della vostra energia prevalente, e sia in rapporto a voi stessi, perché l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, l'energia maschile rappresenta l'azione. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una breve meditazione e la prima visione che ho avuto è stata quella di una pozza d'acqua, però sapevo dentro di me che quell'acqua serviva a vedere delle visioni. E questa è una tecnica di divinazione, è come utilizzare la sfera di cristallo, però lo si fa attraverso l'acqua. Cioè ci sono persone che sono in grado di avere delle visioni semplicemente guardando una superficie d'acqua. Quindi questo mi dice che l'acqua per qualche motivo è significativa, ci sono persone che sanno fare quelle cose che sembrano essere influenti durante questa settimana. L'acqua mi fa anche pensare ovviamente ai segni d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione e alle emozioni. Un'altra scena che ho visto è stata quella di uno scivolo che sembrava far parte di un parco acquatico. Quindi forse qualcuno deve andare lì questa settimana o c'è qualcosa di rilevante che ha a che fare con gli scivoli. Da un punto di vista simbolico mi potrebbe anche far pensare che bisogna fare attenzione a non scivolare. Bisogna forse fare attenzione a come si parla per non scivolare in qualcosa, specialmente se ci sono delle cose che si vogliono tenere come riservate, oppure non bisogna scivolare in certe situazioni. Un'altra cosa che ho visto è quella che mi è sembrata essere un'ecografia, quindi forse qualcuno deve fare un'ecografia durante questa settimana. Mi fa anche pensare alla nascita di qualcosa, magari ci sono nuove idee che si vuole vedere sviluppare e che si vuole implementare durante questa settimana. Ho visto poi degli occhi, in particolare l'occhio marrone di un cane, e il cane come spirito animale sta ad indicare che bisogna cercare di amare con fedeltà, di essere comprensivi nei confronti di certe persone, quindi amarle a prescindere da certe condizioni. Il cane per alcuni potrebbe essere importante anche per altri motivi. Mi è sembrato che avesse un colore marrone, specialmente gli occhi erano di quel colore. Adesso vediamo con le carte qual è l'energia generale per l'energia maschile durante questa settimana. Qual è l'energia generale? C'è la carta di completamento di un ciclo e c'è la carta di Imbolc, guarigione e rinascita. Imbolc è una delle feste delle streghe Wicca, corrisponde alle date del 1 febbraio per l'emisfero del nord, 1 agosto per l'emisfero del sud. Queste date potrebbero essere rilevanti per alcuni di voi, mi fanno anche pensare al segno dell'acquario e al segno del leone. È una carta che parla di guarigione e rinascita. Alcune persone che hanno avuto problemi da un punto di vista fisico oppure psicologico e hanno sentito il bisogno di riposarsi, di riprendersi, vedo che quel ciclo si sta completando. Quindi questo segna una rinascita. Ci sono inoltre altre cose che questa settimana si potrebbero completare per l'energia maschile e quindi poi c'è questa energia di nuovi inizi. Vediamo invece per l'energia femminile, qual è l'energia generale per l'energia femminile durante questa settimana. L'energia femminile è la carta di attesa e c'è la carta di raccogliere informazioni, quindi c'è qualcosa di importante che l'energia femminile sembra attendere durante questa settimana e nel frattempo cerca di studiare la situazione. Non si lascia sfuggire nulla. Ci sono persone che stanno attendendo delle notizie importanti, comunicazioni ufficiali e nel frattempo si cerca di capire di più di quella situazione. Oppure si attende la comunicazione di qualcuno, intanto lo si spia. Inoltre c'è qualcosa che si osserva in un particolare ambito, però si preferisce non entrare in azione, piuttosto aspettare. Adesso vediamo quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile durante questa settimana. Quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile?
C'è la carta della scimmia che dice ridici sopra e la volpe agisce con strategia ed astuzia. Quindi l'energia maschile è invitata ad agire in una maniera che è astuta durante questa settimana. Ci potrebbero essere delle persone che cercheranno di fare le furbe e c'è bisogno di essere più furbi di loro, però potrebbe essere l'energia maschile stessa che cerca di fare la furba. In certe situazioni viene suggerito di riderci sopra, di ridicolizzare piuttosto che prendersela. Quindi ci potrebbe essere qualcosa che infastidisce l'energia maschile o che la offende, però è meglio farsi una risata piuttosto che arrabbiarsi. Vediamo invece per l'energia femminile, quali sono gli spiriti animali per l'energia femminile durante questa settimana. Oh, non ci posso credere che c'è il cane. Allora, c'è la carta della pecora che dice abbraccio il tuo lato più dolce, più innocente e dolce. Poi abbiamo il ragno che dice tessi la tua realtà ed il cane ama con fedeltà ed in maniera incondizionata. Quindi significa che l'energia femminile questa settimana deve cercare di far uscire fuori il suo lato più dolce, quello più innocente. Un lato di sé che sembra essere più comprensivo anche, riferendomi alla carta del cane. Quindi nei confronti di qualcuno c'è bisogno di capirlo ed accettarlo così com'è. Insomma, a prescindere dalle condizioni. Questo ovviamente non è un invito ad accettare persone che sono tossiche, però piuttosto a comprendere perché, ad esempio, si comportano così. Se ci sono delle persone a cui si vuole bene e che questa settimana fanno perdere un po' il controllo, bisogna cercare di avere questo atteggiamento che è più paziente ed è più comprensivo. Lo stesso vale per gli animali, se dovessero far perdere un po' il controllo, insomma, bisogna cercare di capirli. Il ragno suggerisce di tessere la propria realtà ed è anche una sorta di invito a ricordarsi che si tesse la propria realtà. Quindi bisogna fare attenzione a come ci si rapporta a certe situazioni e a quello che si pensa, perché poi certe cose si possono appunto verificare. Quindi è importante allinearsi a ciò che si vuole manifestare. Adesso vediamo cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana, quali saranno gli eventi più importanti che si verificheranno durante questa settimana per l'energia maschile. C'è la carta del 6 di spade. Quali sono gli eventi più importanti? 4 di spade. Gli eventi più significativi che si verificheranno. Abbiamo i 3 di spade e i 7 di bastoni. In fondo del mazzo c'è la carta dell'asso di bastoni. Andiamo a chiarire subito perché c'è il 6 di spade per l'energia maschile. Chiaritemi il 6 di spade. L'eremita, fondo del mazzo, l'asso di coppe. Perché c'è il 4 di spade? C'è il fante di spade. E l'asso di spade. Perché c'è il 3 di spade per l'energia maschile? Molte spade comunque, quindi segnitare, acquario, gemelli, bilancio. Abbiamo il 3 di coppe, fondo del mazzo, giudizio. Perché c'è il 7 di bastoni per l'energia maschile? Perché c'è il 7 di bastoni? Il 9 di spade ed il cavaliere di spade. Allora, le carte sembrano voler parlare di specifici momenti che si verificheranno durante questa settimana per l'energia maschile e che creano delle sensazioni che sono un po' turbolente. Infatti ci saranno dei momenti in cui l'energia maschile sente fortemente il bisogno di ritirarsi in se stessa perché si deve riprendere da qualcosa che ha ferito e che ha portato ad alzare delle difese. Questo la spinge poi a cercare di trovare quella sensazione di pienezza e di contentezza emotiva dentro di sé piuttosto che altrove. L'energia maschile cercherà di prendersi più cura di sé, si deve muovere verso quello spazio. Ci saranno delle cose che l'energia maschile noterà e che poi la porteranno a doversi riprendere. Si può trattare di qualcosa che vede sui social media, di qualcosa che viene detto all'energia maschile o di notizie che riceve. Qualsiasi cosa sia, è qualcosa che porta un senso di chiarezza che è immediata e che è anche inaspettata. Si tratta di qualcosa che crea stress a livello mentale. E vedo anche che l'energia maschile potrebbe non reagire verso quella persona o verso quella situazione, piuttosto preferisce aspettare oppure frenarsi dall'entrare in azione. Però è qualcosa che la stressa.
Questa è l'energia di base e per alcuni si può applicare in ambito emotivo, per altri si può applicare in quello lavorativo oppure nelle amicizie, insomma lo capirete durante questa settimana, non per forza a che fare con l'amore. Sotto il 3 di spade abbiamo il 3 di coppe ed il giudizio, il che significa che tra le cose che feriscono l'energia maschile questa settimana ci potrebbe essere il ritorno di qualcuno, per esempio il ritorno di un amico. Oppure potrebbe essere il fatto che ritorna una terza parte nella scena, c'è qualcosa che ha a che fare con un gruppo di persone e ci sono questioni del passato che riemergono. Nella carta del giudizio si vede il concetto di una trasformazione, il passaggio da uno stato all'altro. Quindi ci sono in effetti delle energie maschili che potrebbero pensare di separarsi da certe persone. Se prima c'era un'amicizia, c'è voglia di prendere delle distanze. Questo potrebbe anche avere a che fare con gruppi di persone, perché emerge questo concetto che è molto forte. Quindi c'è qualcosa che si nota, che si osserva, dà fastidio, c'è bisogno di riprendersi perché è qualcosa che fa male e questo spinge a ritirarsi di più in sé e ad alzare quelle difese. Si tratta di qualcosa che arriva in una maniera un po' imprevista, porta con sé molta chiarezza, soltanto che l'energia maschile ha bisogno di riprendersi. Ci potrebbero essere energie maschili che per esempio questa settimana scoprono che una persona è in una relazione. Oppure ancora che un amico non è in realtà un vero amico e questa cosa praticamente fa male. Questo è uno degli eventi più importanti che si verificherà durante questa settimana e che è evidenziato dalle carte. Adesso vediamo per l'energia femminile. Allora, che cosa accadrà all'energia femminile collettiva durante questa settimana? Quali saranno gli eventi più importanti che si verificheranno per l'energia femminile? C'è il diavolo. Quali saranno gli eventi più importanti che si verificheranno per l'energia femminile durante questa settimana? C'è la carta della luna. Eventi più importanti che si verificheranno durante questa settimana per l'energia femminile collettiva? C'è il Papa, quindi ci sono tre arcani maggiori fin da subito. E c'è la carta dell'otto di spade. Fondo del mazzo c'è la carta del cavaliere di coppe. Andiamo a chiarire subito perché c'è il diavolo per l'energia femminile questa settimana. 10 di bastoni, fondo del mazzo, 3 di denari, perché c'è la luna. C'è la carta del 3 di coppe, fondo del mazzo, il 5 di coppe, perché c'è il Papa. Perché c'è il Papa? C'è la carta della papessa con il cavaliere di bastoni, fondo del mazzo e sole. Perché c'è l'otto di spade? L'asso di bastoni, fondo del mazzo, il cavaliere di coppe da capo. Allora, le carte sembrano focalizzarsi su alcune situazioni rilevanti che questa settimana provocheranno dello stress per l'energia femminile. Lo stress è dovuto al fatto che non si sa esattamente come si svilupperà una specifica situazione e ci sono delle emozioni che sono molto intense intorno a quella questione. C'è del dispiacere, ci sono dei sensi di colpa e si potrebbe tendere a pensare in una maniera che è limitante a causa di credenze limitanti che sono presenti dentro di sé. Quindi vedo che si pensa eccessivamente a qualcosa in maniera ossessiva. E ci sono delle preoccupazioni che poi portano a dello stress, ad un certo senso di pesantezza. In particolare si cerca di capire come far funzionare le cose in uno specifico contesto dove è difficile trovare un accordo, specialmente se questo sforzo è unilaterale, cioè viene messo soltanto da una persona. Oppure se nell'ambito di uno specifico rapporto che può essere di amicizia, di lavoro, di amore o famiglia, non so, ci sono dei problemi ad essere d'accordo su qualcosa o a far funzionare le cose e quindi ci si stressa praticamente su quello. Emerge del dispiacere o dei sensi di colpa perché si ha la sensazione di avere rovinato qualcosa e questo potrebbe avere a che fare con un rapporto di amicizia in particolare. Si può anche trattare di un rapporto dove ci sono più persone coinvolte, gruppi, iscritti online,
followers perché ha a che fare con un gruppo e c'è del dispiacere che è legato a quella vicenda. Per una piccola parte di persone vedo che sia in dubbio se sia possibile arrivare alla riconciliazione con qualcuno oppure no, si ha la sensazione di avere rovinato le cose, ci sono molti sensi di colpa che sono presenti. Viene inoltre evidenziato che una maschera è caduta per quanto riguarda una persona. C'era qualcuno che all'esterno voleva far vedere di essere una persona morale, etica, forse in alcuni casi anche religiosa o comunque con dei valori che erano buoni, però poi invece nascondeva un lato di sé che non era molto positivo, perché quello che vedo è che dietro quella persona si nasconde l'inconsistenza o si nasconde il fatto che è qualcuno che si muove soltanto sulla base del suo interesse e queste cose sono venute fuori. Questo era un lato di sé che quella persona nascondeva. In rapporto a questa situazione però la stessa energia femminile potrebbe indossare una maschera, nel senso che vuole far vedere di agire in una maniera che è corretta e che è morale, che è socialmente accettabile, e invece poi a livello interiore vorrebbe fare tutt'altro, soltanto che deve tenere quegli impulsi un po' soppressi, nascosti. Ecco perché anche c'è l'otto di spade, perché è lei stessa che si limita nel fare qualcosa che invece vorrebbe fare. Perché c'è quel fuoco dentro che sente, c'è quell'impulsività e il fatto di voler agire, specialmente a livello di comunicazione emotiva. Ci sono energie femminili che vogliono forse chiedere scusa a qualcuno oppure cercare di esprimere quello che sentono e creare l'occasione di farlo, soltanto che si limitano, si sentono bloccate. Bisogna fare attenzione questa settimana a non avere delle insicurezze che frenano dal cogliere delle opportunità che appassionano e che coinvolgono anche dal punto di vista emotivo. Alcune persone potrebbero essere un po' timide nell'esprimere quello che sentono oppure nel chiedere scusa, si sentono bloccate, vedo questa possibilità. Inoltre ci potrebbero essere delle proposte che vengono fatte, degli inviti di qualche tipo ed è qualcosa che appassiona, che interessa, ma emergono delle insicurezze. Non si vogliono fare certe cose perché non ci si sente forse all'altezza oppure ci si sente insicuri per quanto riguarda quella particolare situazione. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe dire questa settimana. Cosa vorrebbe dire l'energia maschile durante questa settimana? Rileggo i nostri messaggi. Cos'è che l'energia maschile vorrebbe dire durante questa settimana? Voglio tornare da te. Grazie a te ho capito molte cose. Quella carta è nascosta perché non lo si vuole ammettere. Cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana? Cosa vorrebbe dire l'energia maschile durante questa settimana? Sei tutto quello che ho sempre voluto e dobbiamo parlare. Fondo del mazzo, spero tu mi possa perdonare. Quindi chiaramente l'energia maschile sembra sperimentare una situazione di separazione con qualcuno. Non per forza a che fare con l'amore, ci tengo a ripetere queste cose perché ci sono rapporti stabili e ci sono delle situazioni che si verificano in amicizia e in altri contesti, perché non esiste soltanto l'amore in questa terra. Mi viene da ridere perché leggo dei commenti che mi fanno impazzire molte volte. Comunque, l'energia maschile sembra rileggere delle conversazioni che ci sono state o comunque pensare a certe cose che sono state dette e c'è voglia di tornare da una persona. Grazie a questa persona sono state capite molte cose, quindi quello che si è verificato ha portato un certo senso di chiarezza. È qualcosa che spinge a fare introspezione, soltanto che l'energia maschile non vuole ammettere di avere capito certe cose grazie a quello che una persona ha fatto. Durante questa settimana l'energia maschile potrebbe capire che cos'è che va veramente cercando in un particolare ambito. Si può trattare di rapporti, si può anche trattare di altre cose, ma emerge l'energia di una chiarezza per quanto riguarda quello che ha sempre voluto e c'è bisogno di parlare con qualcuno, di avere una conversazione che sembra essere importante, anche perché l'energia maschile spera di poter essere perdonata. Vediamo invece per l'energia femminile cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana?
sto pianificando qualcosa, cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana? Provo gelosia, ma non lo ammetto. Cos'è che l'energia femminile? Voglio che tu mi insegua. Cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana? E questa vuole uscire. Non era mia intenzione quella di ferirti. Fondo del mazzo, ho bisogno delle tue attenzioni. E quello è il problema che vedo per molte persone, è il fatto di ossessionarsi perché si vuole a tutti i costi che qualcosa funzioni. Bisogna fare attenzione a questo per le persone che sono in attesa di qualcuno, perché vedo che questa settimana quelle energie potrebbero essere molto intense. L'energia femminile sembra pianificare qualcosa di significativo questa settimana, quindi c'è un piano che è in mente e sta cercando di riflettere su cosa fare in una particolare situazione per ottenere specifici risultati. Si proverà della gelosia, ma non lo si vuole ammettere. Non lo si vuole far vedere e si vuole che una persona faccia capire di tenerci, che si faccia sentire, che insegua in qualche maniera. E non era intenzione dell'energia femminile quella di ferire qualcuno, perché si potrebbero dire o fare delle cose che portano un'altra persona ad offendersi oppure a rimanerci male, però l'energia femminile non aveva quell'intenzione. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per l'energia maschile durante questa settimana. Quale sarà? C'è la regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli e bilancia. Abbiamo anche il papa con la luna, quindi un po' simile a quello che abbiamo visto per l'energia femminile. Allora, io vedo che nei confronti di alcune persone che saranno significative durante questa settimana per l'energia maschile, e questo si può verificare nel lavoro, nell'amicizia o nei rapporti d'amore, lo si capirà dopo, l'energia maschile sembra adottare una posizione che è rigida e anche formale, sembra mettere da parte le emozioni ed essere più fredda. Ci sono delle cose che nasconde o lei stessa si nasconde, nel senso che non parla a quelle persone, è fredda, è distaccata. Andiamo a chiarire perché c'è la regina di spade per l'energia maschile durante questa settimana. C'è la carta dell'appeso e il fondo del mazzo, c'è la carta del 2 di denari. Le carte stanno parlando del fatto che in una situazione l'energia maschile continua a cambiare idea. Prima pensa una cosa, poi ne pensa un'altra, e in quella circostanza decide poi di adottare questa posizione che è molto rigida, che è fredda. Poiché la regina di spade spesse volte rappresenta una persona che raggiunge la chiarezza, quindi che vede al di là di una possibile confusione che è presente, vedo che l'energia maschile, adottando una prospettiva obiettiva e ad analizzando le cose da un punto di vista che è logico, riesce a superare quel conflitto interiore che praticamente aveva. Ci sono delle decisioni inoltre che potrebbero essere prese dopo essere stati combattuti ed indecisi. Queste decisioni potrebbero implicare dei tagli. Vediamo perché c'è il Papa. Perché c'è il Papa per l'energia maschile. L'imperatrice con l'eremita. Questo potrebbe parlare di diversi scenari. Innanzitutto ci sono energie maschili che questa settimana si potrebbero lasciare condizionare da quello che la gente dice, la società e in particolare la madre. Vedo che ci sono delle riflessioni che vengono fatte intorno a certe questioni. C'è inoltre qualcosa che ha a che fare con il concetto di gravidanza. Si vogliono seguire certe regole, si vuole fare quello che generalmente gli altri fanno, quindi agire secondo le norme, seguire certe tradizioni, è come se si volesse aderire a determinati schemi. Vedo inoltre che ci sono energie maschili che questa settimana potrebbero pensare di dare nascita a qualcosa di ufficiale. Si può trattare di un business, si può trattare di qualcosa che concerne istituzioni, enti, in alcuni casi qualcosa che concerne la religione, si può trattare di specifici corsi. Ci sono energie maschili che potrebbero trovare nella fede una motivazione per riprendersi da qualcosa, per arrivare ad una sorta di rinascita, soprattutto a livello interiore. Quindi se hanno sperimentato delle situazioni che sono difficili, potrebbero fare appello appunto alla fede per riprendersi, per avere una spinta insomma ad andare verso nuovi inizi. Vediamo perché c'è la luna per l'energia maschile durante questa settimana.
c'è la carta dell'8 di denari e c'è la carta del 2 di coppe. Questo vorrebbe indicare due cose principali. La prima è che ci sono energie maschili che non sanno se in una situazione sia possibile aggiustare le cose nel rapporto con qualcuno. Quindi c'è una confusione e non si sa come si svilupperanno gli eventi. Si tratta di mettere al riparo quel rapporto, però non si sa se sia possibile. E questo può avere a che fare con il lavoro, può avere a che fare con l'amore, con l'amicizia. Poi lo saprete durante questa settimana. L'altra interpretazione che vedo essere come molto forte è che ci sono energie maschili che vogliono nascondere il fatto di voler lavorare sul rapporto, di voler cercare di riparare le cose. Soltanto che scelgono di adottare questa posizione che è molto dura, molto rigida e formale, piuttosto che far vedere, insomma, di tenerci. Adesso vediamo qual è l'energia del risultato per l'energia femminile questa settimana. Qual è l'energia del risultato per l'energia femminile durante questa settimana? C'è la carta del carro con il cavaliere di coppe, fondo del mazzo, abbiamo il 10 di spade. Abbiamo visto che c'è qualcosa che ha ferito l'energia femminile. Lei si è sentita tradita da una persona, o perché ha detto delle cose che hanno ferito, oppure perché si è comportata in una maniera un po' inaspettata e quindi si è sentita colpita alle spalle. Però vedo che l'energia femminile si vuole muovere verso uno spazio più positivo ed in linea con le sue emozioni. Quindi vuole cercare di superare quel dolore. Ci sono energie femminili che si vogliono muovere letteralmente per chiedere scusa a qualcuno. Potrebbero letteralmente recarsi in certi luoghi dove sanno che ci saranno specifiche persone per poter cercare di risolvere le cose. Quindi andiamo un attimo a chiarire, ci tengo a precisare, questo non ha a che fare per forza con l'amore. Comunque vediamo perché c'è il carro. Perché c'è il carro per l'energia femminile? La ruota? Con la regina di bastoni, segno di fuoco, re del leone e sagittario. C'è qualcosa che cambia e che sembra segnare un movimento in avanti ed è coinvolto un segno di fuoco, re del leone e sagittario. Potrebbe essere anche l'energia femminile stessa che entra di più in un'energia di chi è sicuro di sé, quindi sembra recuperare il suo potere. E questo di per sé apre ad un cambiamento. Vedo che ci potrebbero essere degli spostamenti che verranno fatti durante questa settimana, quindi si va da qualche parte nello specifico, forse si va a trovare letteralmente una persona a casa sua in alcuni casi. O comunque vedo che c'è una situazione che si muove. Vediamo perché c'è il cavaliere di coppe. Sembra essere un movimento che è positivo, quindi è un progresso che viene fatto. Perché c'è il cavaliere di coppe? C'è la carta dell'8 di denari e c'è la carta della regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine, toro. Allora, questo potrebbe indicare che l'energia femminile sembra prepararsi nel dire qualcosa che ha una portata emotiva, quindi sembra essere importante per quanto concerne le emozioni perché esprime qualcosa che lei ha dentro. Lo potrebbe fare verso un segno di terra, capricorno, vergine, toro. Lo potrebbe fare nell'ambito del contesto lavorativo. Inoltre vedo che per quanto riguardo il lavoro, l'energia femminile potrebbe ricevere delle ispirazioni e seguire quelle che sono le proprie emozioni nel lavorare a qualcosa di specifico. Vedo anche che potrebbero essere apportati dei cambiamenti dentro casa, ci sono dei lavori che devono essere fatti e c'è anche molto coinvolgimento emotivo intorno a quelle modifiche che devono essere apportate. Se ci sono delle scelte che devono essere fatte, vengono fatte sulla base di quello che ci si sente dentro. Adesso vediamo perché c'è il 10 di spade. C'è la carta del mago in una posizione orizzontale con il 3 di coppe. Abbiamo anche il re di bastoni con l'eremita, quindi da capo un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. Molto forte il concetto dell'amicizia durante questa settimana, oppure di gruppi di persone. Per alcuni si tratta di una terza parte o del concetto di riconciliazione di per sé. Intorno a quelle questioni c'è stato del dolore, c'è stato qualcosa che ha ferito, che ha fatto male e che ha fatto anche sentire quasi impotenti in quella situazione, come se non si potessero modificare le cose. Qualcuno inoltre potrebbe avere rivelato di essere manipolativo ed è per questo che ci si sente male per quella vicenda. Però vedo che l'energia femminile sta cercando di riprendersi, quindi ci si muove dal 10 di spade
e si entra in un'energia che è più positiva. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale e l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, durante questa settimana le persone potrebbero essere in attesa di particolari eventi, che qualcosa praticamente si verifichi. Bisogna cercare di abbracciare quel lato di sé che è più dolce, che è più innocente, e ricordarsi che si è i fautori della propria realtà, che la si crea. Per cui bisogna fare attenzione a quello che si sta creando se non è allineato con quello che veramente si vuole. A livello interiore, le persone potrebbero avere dei pensieri che sono ossessivi durante questa settimana, e questi ruotano intorno a delle situazioni che sono poco chiare. Proprio perché non si sa come evolveranno le cose, ci si sente ossessionati. Quindi ci sono delle paure che sono presenti, così come anche delle insicurezze e credenze che sono limitanti intorno a quella questione. Si sta cercando però di capire come affrontare quella situazione pianificando qualcosa. Si prova una gelosia, ma non lo si vuole ammettere, si vogliono le attenzioni di qualcuno e che una persona dimostri di tenerci. E c'è la sensazione di avere ferito qualcuno, ma quella non era l'intenzione che praticamente si aveva. A livello emotivo, dopo quella sensazione di dolore che si avverte, ci si vuole muovere in avanti. E soprattutto ci si vuole lasciar guidare da quelle che sono le proprie emozioni. Dal punto di vista dell'azione, che è rappresentato dall'energia maschile, c'è la sensazione di qualcosa che si chiude oppure che si completa. Si potrebbe tendere ad agire in una maniera che è astuta, che è furba e che è calcolata in molte situazioni. E a livello di azione si sente il bisogno di ritirarsi di più in se stessi, perché c'è qualcosa che ha fatto male. Quindi a livello emotivo ci si fissa, ci si ossessiona per qualcosa, ci sono delle paure che sono presenti, a livello di azione ci si isola. E ci sono queste difese che sono alte. Durante questa settimana si potrebbe tendere a rileggere delle conversazioni, c'è voglia di rivedere o comunque di riconnettersi con qualcuno, e grazie a certe cose che si sono sperimentate con delle persone si sono capite molte cose, soltanto che si potrebbe avere difficoltà ad ammetterlo. Inoltre si potrebbe avere chiarezza di ciò che veramente si desidera in una particolare situazione, e si sentirà il bisogno di parlare ad una persona, di chiarire forse qualcosa. A livello di azione si potrebbe tendere ad avere questo atteggiamento che è molto duro ed è freddo dal punto di vista emotivo, formale, avere delle conversazioni con specifiche persone che sono molto dirette. In alcuni casi c'è proprio voglia di fare dei tagli. Dal punto di vista emotivo si vorrebbe entrare in un'energia che è più dolce, che è più comprensiva. Dal punto di vista dell'azione invece si vuole agire in una maniera che è furba, forse perché non si vuole far vedere di essere più vulnerabili, si vuole far vedere di avere questo lato tosto di sé, quindi le cose non sono come sembrano. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!